veline! Alle veline! In questi giorni l'ultimo film di Gabriele Muccino, Ricordati di me, riscuote fra i giovani un gradimento incondizionato. E noi ci chiediamo, ma la gioventù di oggi si riconosce nel personaggio di Valentina? Una ragazza che vuole avere successo sul piccolo schermo a ogni costo. Durante un casting abbiamo voluto fare un sondaggio. Il vostro mito oggi sono le veline, le letterine e le passaparoline? No, il mio mito resta sempre Julia Roberts. Sì, soprattutto le veline, dato che ho fatto il concorso delle veline l'anno scorso. No, penso di contare più su me stessa, perché in fondo siamo quel che siamo. Il mio mito? Gino Strada. Il mio mito è una persona che comunque ha delle idee chiare in testa, una persona realizzata, una persona che riesce a fare qualcosa nella vita. Non penso fare qualcosa sia fare la velina oppure fare la letterina. Sì, abbastanza, più che altro le veline direi, per adesso vanno molto 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 di moda le veline. Il mio mito, io sono antica, il mio mito è sempre Marilyn Monroe, è sempre stato le miti di anni 50, 60, per me non sono mite. E il successo e la celebrità che dà la televisione, che cos'è per te? Molto, molto, il successo e la celebrità dà tanto. Chi lo sa, un giorno ci arriverò. È un momento della vita, la celebrità la trovi in ogni cosa che fai. Se per te la televisione, allora vai sotto finché puoi, vai. Poi se non è la tua strada cambia, fai qualcosa in cui credi lo stesso. È qualcosa di importante, una volta che quello... Poi tutto viene piano piano e col tempo riesci a fare delle cose belle. È qualcosa in più, però stare con i piedi per terra è meglio. Ora il successo alla televisione sono delle ragazze che sono carina di viso, che hanno il sedere, che hanno le forme. Monica, responsabile casting per la Riccardo Gai, che ha alle spalle una grande esperienza, ci può disegnare uno spaccato molto fedele di questo mondo. Il mondo dei casting è veramente un avvicendarsi di ragazze e ragazzi di tutte le età, perché poi la televisione offre spazi anche a ragazzi e ragazze che per la moda abbiamo esigenze di età e di altezza più limitati, per la televisione un po' meno. E c'è un avvicendarsi sia di uomini che di donne in questo senso pazzesco, e sembra non finire mai, nel senso che ogni anno c'è un crescendo in questo senso e diventa sempre più difficile, anche perché c'è una maggior preparazione da parte di questi ragazzi, chi fa scuole di portamento, chi fa scuole di recitazione, di edizione eccetera, per cui ci stanno rendendo di anno in anno la vita sempre più difficile. E qual è il prezzo che sei disposta a pagare per aver successo? Nessun prezzo, soltanto impegno e... Non c'è un prezzo, sinceramente. Tutto tranne mandare a quel paese i principi morali, quelli no, mai. Tutto tranne scendere a compromessi. Buona domanda, non lo so. Il prezzo non lo so. Tutto? Tutto. Non lo so, è una domanda... che devo riflettere perché non ho risposta. Il successo, se viene, deve venire da sé e non scendere a compromessi. Ti è mai capitato? Qualche volta sì, è capitato, sì. Assolutamente non hai accettato. No. Se un giorno arriverò a fare il successo, magari, chi lo sa, non scenderei mai a compromessi per queste cose, no? Cosa c'entra il uomo? Buonasera, perché è bugiarda! Tu sei bugiarda! Perché non è questa la verità? Dilla la verità! Qual è la verità? Mettiamoci in coda e intanto lavoriamo, okay, per il nostro futuro! Dai. Ciao!